Ok, ringraziamo la tecnica per questo canto profondo. I surrender all. Coloro che non, magari non comprendono l'inglese, cosa significa? Arrendo tutto al Signore. Credo, fratelli, è la cosa la più difficile per ognuno di noi. Signore potrà fare cose grandi con noi a condizione che arrendiamo ogni cosa a Dio. E io credo, anche personalmente, che questo mondo sarà messo in ginocchio. E vediamo i segnali, fratelli. Tanti hanno già tanti dubbi di Dio, ma Dio sa quello che fa. Leggete Isaia 46, il piano di Dio sussisterà fino alla fine. È come un treno che va secondo l'orologio, l'orario del Signore sul suo binario, e il Signore guiderà questo mondo fino alla fine. E non nascondo, fratelli, tante volte, ascoltando anche questo inno, e anche, diciamo, siamo sempre in viaggio e vedo che gli stadi e tanti, come dire, eventi, concerti, c'è un affollamento incredibile e le chiese sono tante, sono vuote. Dove la fede? Probabilmente dobbiamo arrivare ancora a un punto, come dire, che veramente ci rendiamo conto senza Dio non ce lo possiamo fare. E il risveglio verrà, sì, fratelli, un grande risveglio che il Signore ha promesso. Allora vorrei dare ufficialmente un caloroso benvenuti a tutti coloro che sono arrivati dopo, buon sabato a tutti voi, e sono felice di poter condividere questo messaggio insieme a tutti voi. L'ho intitolato La fede per vincere. Ricordatevi, Gesù disse, Matteo, Vangelo di Luca 18, quando tornerò troverò la fede. Quale fede? La fede genuina, non la fede a parole. È facile dire cose a parole, ma un conto dire e un conto è fare, un conto è sapere, un conto è mettere in pratica. E la sfida è per tutti noi, anche per me, nessuno, come dire, è escluso di questo. Allora, perché intitolato questo messaggio La fede per vincere? E sono un po' di giorni che sto sempre riflettendo su questo argomento. Lo conoscete a memoria, fratelli, Apocalisse 12, 14 e 12. Cosa dice? Qui è la costanza dei santi. Chi sono questi santi? Chi sono i santi, fratelli? Sei tu, sono io. Ci ho messo tempo per capire che se siamo veramente dei credenti, siamo biblicamente parlando dei santi. Perché sapete cosa vuol dire semplicemente essere un santo? Essere stato messo da parte per un uso sacro. Questo è il santo, che quando è impressionante, come dire, la concezione sbagliata che c'è, come dire, il mondo riguarda questo termine santo. Lasciamo da parte questa mattina se siamo cristiani avventisti, evangelici, cattolici, protestanti, chiunque ci seguirà, chiunque ascolterà questo messaggio. Fratelli, il mio compito è di predicare la parola di Dio. Apocalisse 14, versetto 12, dice: qui, alla fine dei tempi, è la costanza dei santi. Dunque, questi santi cosa devono avere? Costanza, devono avere pazienza, perseveranza, non si devono mai arrendere, non devono mai mollare. E mi chiedo, ma anche con le difficoltà che viviamo, quanti già stanno mollando? Fratelli, adesso non è il tempo di mollare, adesso è il tempo di stringere i denti, di farci forza, di farci coraggio, perché probabilmente non abbiamo ancora visto niente di quello che deve avvenire su questo mondo. E siamo non alla fine dei tempi, siamo all'inizio della fine.
perché il mondo non finirà da oggi a domani, ci saranno ancora avvenimenti che devono avvenire, che la nostra fede sarà messa a dura prova, fratelli. E cosa abbiamo letto questa mattina? La prova per chi sarà? Per tutti, fratelli. Nessuno sarà escluso. La prova sarà per tutti noi. Qui è la costanza dei santi, coloro che osservano i comandamenti di Dio. Ma quali sono questi comandamenti? Che noi come popolo avventista dovremmo sognarlo tutte le sere, dovremmo ormai saperlo a memoria. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio. Quali sono questi comandamenti, fratelli? Sono quelli che Dio ha scritto con il suo dito, i 10 comandamenti. Quanti dobbiamo osservare? 10. Giacomo dice, ne viene meno a uno, è come se li avessi trasgredito tutti. Come mettiamo il sabato? Fratelli, la sfida è enorme, e attenzione, l'osservanza del sabato non ci salva, ma ci santifica. E alla fine sarà un grande banco di prova, perché il diavolo sta orchestrando il mondo che ce lo renderò quasi impossibile osservare il sabato. L'incoraggiamento che voglio dare, fratelli, a tutti, non abbiate paura. Io ho perso la mia carriera, sono qua, sono passati più di 30 anni, il Signore non mi ha mai fatto mancare nulla, zero. Anzi, mi ha benedetto 10 volte di più in tutti i sensi, non mi sono mai pentito. E il mio banco di prova, quando ero a Zurigo e lavoravo in banca, era proprio il sabato. Perché quando ho maturato questa convinzione personale che il sabato, che inizia dal tramonto fino al tramonto del venerdì sera al sabato sera, è un giorno sacro, che Dio ha istituito quando? Alla creazione. Quanti ebrei c'erano lì alla creazione? Cioè, nella nostra società, quando si parla del sabato, si parla sempre di ebrei, di giudei, e questo, l'altro. Io, come dire, non mi risulta nessun giudeo. Alla creazione c'era Adamo ed Eva, c'è la razza umana. Dio ha istituito il sabato all'inizio della creazione. E dunque questo, qui è la costanza dei santi, che osservano i comandamenti di Dio, e cosa dice dopo? Grande dibattito, è giusto dire, qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio, che hanno la fede di Gesù o hanno la fede in Gesù. Non voglio aprire un dibattito, fratelli, grammaticalmente parlando, guardando bene il contesto, le due traduzioni sono possibili. Poi lascio a voi scegliere quello. Se alcune persone sono convinti che è giusto dire la fede di Gesù, altri sono convinti che è giusto dire la fede in Gesù. E dunque io adesso, questa mattina, vorrei riflettere insieme a voi su questi due pilastri. Qui è la costanza dei santi, coloro che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede in Gesù, di Gesù. E ci renderemo conto, fratelli, secondo me, Mi sembra capire che in tante le nostre comunità si tende o da un lato o da un altro lato. E vorrei semplicemente approfondire insieme a voi perché è così importante la fede che abbiamo bisogno per vincere. Perché sarebbe peccato se noi abbiamo avuto una fede che poi, strada facendo, d'un tratto la fede si scretola, alla fede si perde. Cose che avvengono anche tra persone tra di noi, fratelli. Lo vedo io. Nessuno, come dire, poi non abbiamo nessun diritto di giudicare. Ma il punto è questo.
solo la fede ci aiuterà a vincere alla fine. E vediamo, meditiamo questa mattina, ma questa fede, cosa, qual è questa fede? Quale fede ho bisogno per poter vincere? Ma tu ce l'hai questa fede, io ce l'ho questa fede, la mia fede si sta rafforzando o la mia fede si sta indebolendo? Posso fare una preghiera? Poi leggiamo, spero che avete le vostre Bibbie, perché leggeremo vari testi della parola di Dio. Preghiamo insieme. Signore, nostro Dio, grazie che possiamo offrire questo culto d'adorazione a te. Umilmente ti voglio chiedere, Signore, è un tema molto profondo, complesso, sul quale noi stiamo parlando adesso, e ti voglio chiedere, Signore, aiuta, guidami nel presentarlo con i vari testi della tua parola, perché lo Spirito Santo ci illumina, ci parla a ciascuno di noi. E il mio augurio, Signore, che alla fine ognuno di noi possa avere quella fede che ci darà la vittoria. Nel nome di Gesù te lo chiedo. Amen. Amen. Allora, dunque, secondo me ci sono due pericoli e possiamo cascare in, come dire, in entrambi gli aspetti. Uno, di parlare della grazia senza la legge. È quello che un po' il mondo ci presenta. Siamo salvati per grazia, è giusto? Eh sì, ma la legge è finita? Eh no, perché la legge è sempre lì. Perché qui la costanza dei santi, alla fine dei tempi, quanti gruppi ci saranno, fratelli? Pensate, tenete in mente, abbiamo più di 30.000 denominazioni cristiane. Tutti dicono che stiamo presentando il Vangelo, la parola, la verità. Ma che cos'è la vera verità? È Gesù Cristo, è la parola di Dio. Cosa dice l'Apocalisse? Qui è la costanza dei santi. Cosa fanno questi santi, questi veri credenti, quelli che sono messi da parte, coloro che seguono veramente Gesù, che osservano i suoi comandamenti e hanno la fede in Gesù, di Gesù? Quali sono i due pericoli? E io penso che facilmente tutti noi possiamo cascare o di un lato e di un altro. Il diavolo non è stupido, sa bene fare il suo lavoro. Allora, il primo pericolo, pensare della grazia senza la legge. L'altro pericolo, di dire basta avere la fede, non ho bisogno le opere. Ci avete mai pensato, fratelli? Come mai? Una cosa che, non offendetevi, ma vedo che venendo dall'Africa, chi è disposto a fare, tutti alzano la mano, chi vuole fare, cioè, corrono le persone. Qua in Europa le persone esagerano, scappano. Perché in certi posti mettono a disposizione tutto quello che hanno per il servizio del Signore, e perché in tanti altri posti è difficile, non si può chiedere, basta chiedere una cosa, già si è chiesto, si rischia di aver chiesto già troppo. E dunque ci sono tanti oggi che dicono basta avere la fede e siamo salvati. Ma fratelli, poi ci arriviamo, Giacomo cosa dice? Se tu dici avere fede senza le opere, la tua fede è morta. Com'è con la tua fede, fratello, sorella? Con la mia fede, come pastore? Ci sono buone opere? Ci sono il frutto? C'è la conferma veramente che non sono solo parole, ma che si vedono veramente... E le buone opere. Dunque guardiamo questi due aspetti. Allora, il primo pericolo è il cosiddetto legalismo. Sapete che noi avventisti abbiamo tutta una storia che per la buona parte del mondo cristiano, noi avventisti cristiani siamo considerati legalisti. Ora vediamo cosa significa essere un legalista.
Io penso in tutte le nostre chiese troviamo i legalisti, cioè non voglio additare nessuno, il Signore ci aiuti, nessuno casca, come dire, in questa problematica, ma ci sono, fratelli, ci sono, perché il diavolo sa fare bene il suo lavoro. E allora il legalismo ha questa convinzione che posso essere salvato attraverso l'osservanza dei comandamenti. Ma quante persone credono questo? Sapete che i farisei, qual era la domanda la più importante che loro si ponevano tutti i giorni? Cosa devo fare per avere la vita eterna? E hanno capito che dobbiamo osservare la legge in modo perfetto. E alla fine cosa sono diventati? Purtroppo sono diventati prigionieri delle loro leggi. Pensate solo al sabato. Non gli bastava che il Signore ha detto che il sabato è un giorno che Dio ha benedetto, santificato. Hanno creato una lista, sapete di quanti? 613 comandamenti di tutto quello che devi fare e non fare in giorno di sabato. Ecco, è ovvio, il mondo cristiano che guarda noi avventisti dice, ma vedi, gli avventisti sparano sempre il sabato, il sabato, il sabato, il sabato. Questi sono legalisti, farisei, come al tempo di Gesù Cristo. Il rischio c'è, fratelli, il rischio c'è, tutto dipende da noi, come l'abbiamo veramente compresi. E dunque, che c'è questa convinzione che possiamo essere salvati attraverso le buone opere. In poche parole, mi posso salvare me stesso, ce lo farò. E dunque, ovvio, fratelli, pensate un attimo, è giusto dare le offerte, è giusto osservare i comandamenti, è giusto osservare il sabato, è giusto aiutare il prossimo, è giusto pagare le tasse, è giusto restituire a Dio la decima, è tutto giusto. Dunque, facendo tutte le cose che sono giuste, io alla fine sono diventato giusto. Ma cosa dice la Bibbia? Siamo tutti peccatori e abbiamo bisogno della grazia di Dio, del sangue di Gesù versato sulla croce per salvare te e per salvare me. Noi potremo fare qualsiasi cosa, quanto è giusto, ma questo non ci permetterà mai di ottenere la giustizia di Cristo. Guardiamo alcuni esempi. Al primo esempio che vorrei proporvi, Matteo capitolo 19, e leggiamo dal versetto 16. Il giovane ricco, conosciamo tutti a memoria, per prendere spunto di alcuni esempi, magari che ci possono far riflettere, aiutare a capire meglio di quello che succede qua. Allora, questo giovane ricco che è venuto lì da Gesù, che dice, maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ora, se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Cosa Gesù sta dicendo? Se tu vuoi entrare nella vita, se vuoi avere la vita eterna, se io voglio avere la salvezza, Gesù stesso, il Figlio di Dio, dice osserva i comandamenti. Ora ci arriviamo, guardate. Quel giovane gli disse, versetto 20, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Che mi manca ancora? Versetto 21, Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma, dice versetto 22, il giovane, udito questo parlare, se ne andò rattristato perché aveva molte ricchezze. Domanda: questo giovane osservava i comandamenti di Dio? Sì? In quale modo? Legalista. Esternamente, senza il cuore, fratelli.
Cosa dice il Signore? Che vuole scrivere la sua legge nel nostro cuore. Dunque questo giovane ricco osservava i comandamenti esternamente, alla lettera, ma non erano nel cuore, non era fatto con amore. Cosa dice Gesù? Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Un altro esempio, lo conoscete, per esempio, lo accenno così velocemente, la parabola del fariseo e del pubblicano, che sono entrati lì nel tempio. Il fariseo era là seduto nella prima panca e il pubblicano era tutto infine, era nell'ultima panca, abbassava la testa. Il fariseo era lì: Signore, grazie, perché non sono come le persone di questo mondo, i ladri, le prostitute, i bugiardi, e io digiuno, io do le offerte, io do la decima, io. Nell'ultima panca era quel pubblicano, e cosa disse? Signore, abbi pietà di me. Chi è uscito da quel tempio giustificato? Il pubblicano. Il fariseo osservava la legge, fratelli? Sì, scrupolosamente, ma non era scritta nel cuore. Andiamo a un'altra storia, Luca 15. Figlio prodigo. Mi chiedo, cioè, se il titolo è giusto, figlio prodigo, cioè, ma pensiamo sempre a quello che è scappato, che ha... ha speso, tutti i soldi, poi finito con i maiali e poi si è ricordato quanto buono era suo padre. Ma voglio subito saltare e andare al versetto 28, perché quando il giovane, il fratello, ritorna, il padre lo accoglie con le braccia aperte. Proprio un bel simbolismo, un'illustrazione dell'amore di Dio. E com'è l'amore di Dio? È un amore incondizionato. Tu lo accetti, non lo accetti, fai bene, fai male, Dio continua sempre ad amarti. Non ti potrà salvare nel peccato, solo dal peccato. Ma guardate adesso questo fratello che è rimasto a casa, perché magari diversi di noi, io penso alla mia vita, mi vedo più con questo figlio giovane che è scappato, ha fatto un po' tutte le cose sbagliate di questo mondo, poi ho cominciato a leggere la Bibbia, il Signore nella sua misericordia si è rivelato anche a me, alla mia vita, piansi, accettò Gesù come mio Signore e Salvatore personale, sono già passati 30 anni e ringrazio Dio ancora questa mattina che ero perduto e Gesù mi ha salvato. Ma guardiamo adesso l'altro figlio un attimo, versetto 28 fino a 30. Perché quando adesso il padre fa questa grande festa, cosa succede? È impressionante, fratelli. Versetto 28, dunque leggo dal Vangelo di Luca capitolo 15, ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma guardate adesso la risposta del figlio maggiore. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. E versetto 30: ma quando è tornato questo tuo figlio, che non lo considera neanche suo fratello, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Domanda: come osservava i comandamenti questo figlio? Legalista.
Pensate, fratelli, alla parabola, anche l'accenno così, degli operai delle diverse ore, che sono lì sulla piazza. Tutti sono alla ricerca di lavoro. Gli uni vengono impiegati presto la mattina, poi a mezzogiorno, poi alle 3 del pomeriggio, e ancora alle 5, un'ora prima del tramonto, gli ultimi vengono impiegati a lavorare. Qual era la paga? Un denaro, che era il salario di una giornata lavorativa. Quando poi praticamente si arriva al momento di pagare gli operai, quelli che hanno sudato tutta la giornata, e non è che era una passeggiata di lavorare lì nelle vigne, di girare la terra e di fare tutto quanto. Certo, loro cosa hanno detto? Ehi, non è giusto che quelli che hanno lavorato solo un'ora hanno ricevuto la stessa paga. Cosa il Signore ci vuole far comprendere? Qual è questa paga, fratelli? È la grazia di Dio, è la salvezza, è la vita eterna. Se noi oggi, questa mattina, noi siamo qua, spero che siamo qui per la grazia di Dio. Amen, lode a Dio. Ero perduto e Gesù mi ha salvato per grazia. E dunque rischio c'è che noi potremo osservare i comandamenti senza la vera fede, e questo è legalismo. Perché i capi religiosi cosa facevano? Si mettevano in mezzo alle strade per essere visto dagli uomini, che loro li dovevano applaudire, dire quanto erano. E fratelli, i farisei erano persone buone, stimate, o persone disprezzate? In buona parte erano persone molto, molto stimate. Sono provocatori oggi. Io credo nelle nostre chiese abbiamo anche noi farisei, legalisti, perché è una delle trappole che il nemico ci mette, e sa bene fare il suo lavoro. Perché se ci fosse veramente il pienezza dello Spirito Santo, dell'amore di Dio, cioè le nostre chiese dovrebbero essere piene. Perché chiunque entra si dirà, c'è anche speranza per me. Malgrado il mio fallimento della mia vita, il Signore mi ama. Il Signore è disposto a perdonarmi e offrirmi la sua grazia. Guardate cosa dice Matteo capitolo 5, il famoso sermone sul monte. Cosa dice Matteo capitolo 5 versetto 16, quando parla lì della famosa luce? Cosa dice? Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Chi deve ricevere il credito? Chi deve ricevere la lode? Solo il Signore. Ultimo passo che vorrei proporvi, fratelli, che nessuno pensa che io sto mirando qualcuno di personalmente, ma come ho detto, è una tematica che mi ha veramente fatto riflettere in tutti questi giorni, non delle volte anche la notte. Ma cosa significa? Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio, hanno la fede in Gesù, di Gesù Cristo. Quella sarà la categoria, il rimanente alla fine dei tempi. E il diavolo, se guardate in Apocalisse 12, 17, cosa dice? Io ho dichiarato guerra contro la donna,
simbolo della Chiesa. E qual è questa vera Chiesa? Che osserva i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù Cristo. D'accordo? L'ultimo passo, prima poi di passare al secondo pericolo, vorrei invitarvi, se volete seguire, Vangelo di Matteo, capitolo 23, e leggo dal versetto 25, e Gesù sta parlando ai capi religiosi, ai farisei, scribi, tutte queste persone che erano convinti che facevano tutto giusto. Cosa dice Gesù a loro? Matteo 23, versetto 25 in poi, dice: guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché pulite l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno della coppa e del piatto, affinché anche l'esterno sia pulito. Guai a voi, scribi e farisei, ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa, di morti e di ogni immondezza. Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Tremendo, fratelli, perché queste persone apparentemente sembravano santi, giusti, perfetti. Quello era il modello da seguire. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a capire bene cosa significa veramente osservare i comandamenti. Che il Signore ci aiuti che quella legge non sia scritta sulle tavole, ma sia scritta nel nostro cuore, attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quale sarà la dimostrazione se la legge di Dio è veramente scritta nei nostri cuori? Sarà il frutto dello Spirito Santo. Per cosa ci servirà? Che noi ci saremo concentrati sulla legge, la legge, la legge, la legge, la legge. Certo, siamo il popolo della legge, perché proprio noi avventisti siamo stati chiamati dal Signore, dal mondo, per dire a tutto il mondo del cristianesimo: attenzione, vi è sfuggito che dobbiamo osservare quanti comandamenti? Tutti i 10. Ma il mondo ci mette su una lente di ingrandimento e dice: ma aspetta, ma questi assomigliano ai farisei di allora. Che il Signore ci preserva, che le loro osservazioni non sono giuste, che non sono corrette, ma che il Signore veramente ci aiuta a essere il popolo della legge. Perché la legge è l'espressione del carattere di Dio, la legge è immutabile, la miglior dimostrazione che la legge non poteva essere cambiata e che Gesù è morto sulla croce. Questa è la più grande dimostrazione che la legge è immutabile, la legge è giusta, santa, la legge è perfetta, lo dice l'Apostolo Paolo. E dunque questi capi religiosi non avevano la fede vera e non avevano l'amore, osservavano i comandamenti con la motivazione sbagliata, per conquistare il regno dei cieli. Secondo pericolo, ce n'è per tutti, fratelli. Il diavolo sa fare il suo lavoro, perché gli uni ci fa cascare in una fossa e gli altri nell'altra fossa. Qual è il secondo pericolo? Credere che possiamo essere salvato senza osservare i comandamenti di Dio. È quello che il mondo dice. Il mondo cristiano dice: basta credere. Siamo salvati per grazia. Abbiamo la vita eterna. Dicono: sono salvato per grazia, attraverso la fede. E le opere non hanno importanza.
perché non sono le opere che ci salvano, è la grazia di Dio. Allora, guardate cosa leggiamo, alcuni testi, Galati 2:16. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo. Perché loro si servono di tanti testi che apparentemente uno potrebbe dire, ma veramente hanno ragione quello che stanno dicendo. Guardate cosa dice l'apostolo Paolo in Galati capitolo 2 versetto 16. Dice: sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Vedete, fratelli, tutti i grandi riformatori, Lutero, Zwingli, Calvino, i fratelli Wesley, potremmo elencarli tutti. Cosa meditavano? Queste lettere, Galati, lettera ai Romani, eccetera, e avevano capito che il sistema cattolico non era biblico, perché nessuno si può salvare con le buone opere, perché siamo salvati per grazia attraverso la fede in Gesù Cristo, dei suoi meriti, del suo sangue versato, siamo giustificati, e dunque le opere possiamo fare a meno. Quando Lutero ha cominciato a leggere la Bibbia attentamente ed è arrivato alla lettera di Giacomo, cominciava ad avere crampi di stomaco. E ci arriviamo adesso, fratelli, perché apparentemente Giacomo contraddice l'apostolo Paolo, ma in realtà le due cose vanno mano nella mano. Vedete qual è il pericolo, come quante persone leggono parzialmente e poi interpretano la Sacra Scrittura in modo sbagliato. Vi propongo velocemente alcuni testi. Romani 3, guardate cosa dice Romani 3, 28, e ancora l'apostolo Paolo. Romani 3, 28 dice: noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge, giusto? Ma guardate poi cosa dice subito nel versetto 31. Paolo dice: ma annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. Io non so come il mondo cristiano, evangelico, tutti gli altri, come leggono la Bibbia? Perché qua l'apostolo Paolo dice: è vero, siamo salvati per grazia, siamo giustificati per fede, ma non è che abbiamo annullato la legge, i comandamenti. Prendiamo un altro passo, perché già siamo lì, Romani 5, Romani 5, versetto 20, guardate cosa dice Paolo: o la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, giusto? Ma poi guardate subito cosa dice nel capitolo 6, versetto 1 e 2, sempre Paolo: che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Cosa definisce ciò che è peccato? È sempre là? È la legge, fratelli, d'accordo? O ancora guardate cosa dice Paolo, poi sempre in Romani, versetto 14 a 16, dice: infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Chi dunque peccheremo noi, perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per ubbidirli, siete servi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. E dunque l'apostolo Paolo fa un punto veramente chiarissimo, lo spiega quali sono le dinamiche, i ruoli della grazia, della fede e della legge. Un altro testo che vorrei proporvi
E Primo Giovanni capitolo 2, prima l'epistola di Giovanni, capitolo 2, dunque quasi verso la fine della Bibbia. Guardate cosa dice Giovanni, l'apostolo dell'amore, più intimo di Gesù Cristo. Primo Giovanni capitolo 2 versetto 3 e 4 che dice: e da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Infatti tanti oggi stanno dicendo che si sarà salvato senza l'osservanza dei comandamenti, quando in realtà è vero che non è la legge che ci salva, ma chi ha veramente accettato Cristo cosa farà? Osserverà i comandamenti. E la cosa mi stupì, anche in particolare mi viene in mente le tre sorelle che abbiamo battezzato nella chiesa di Arbedo, che provenivano proprio dal mondo evangelico, che quando hanno preso posizione per il sabato li hanno sparati in quattro, hanno detto non mettete più piede qua da noi. Com'è possibile, fratelli? Perché delle volte c'è un accanimento, un'opposizione così feroce? Sapete perché? Probabilmente perché le altre hanno maturato che tutti coloro che seguono la legge sono legalisti. E noi dobbiamo assolutamente capire quanto abbiamo bisogno di avere Cristo nel cuore per dimostrare a tutto il mondo cristiano che non siamo legalisti. Che il Signore vuole scrivere la sua legge nel cuore, e che se osserviamo il sabato non è perché abbiamo qualche merito, non è perché siamo migliori degli altri, è perché il Signore ha stabilito quel giorno, l'ha benedetto e santificato, e noi perché amiamo così tanto il Signore, perché Lui ci ha amati per primo, vogliamo fare la sua volontà e osservare tutti i comandamenti. E infatti, se oso citare questo testo, poi ci avviamo, datemi 5 minuti per concludere. Matteo capitolo 7, è una tematica molto profonda questa. Guardate Matteo 7, speriamo che queste parole nessuno di noi li sentirà quando Gesù tornerà. Quando dice, allora, Vangelo di Matteo capitolo 7, versetto 21 a 23, Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato i demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Sapete l'espressione che viene usato qui in inglese? You who practice lawlessness. Voi che siete senza legge. Letteralmente tradotto. Perché porta all'iniquità. Dunque, vedete, fratelli, importante sono le due cose. Io mi sono reso conto anche come giovane studente in teologia, poi ho girato il mondo, c'è tanta gente che predica sempre l'amore di Dio e altri predicano sempre la legge di Dio. Ma io penso, è arrivato il momento che dobbiamo avere l'equilibrio, fratelli. Non è per caso che c'è quel testo in Apocalisse 14, dice: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio, ma hanno anche la fede in Gesù Cristo, di Gesù Cristo. Per concludere, Giacomo,
Sì, andiamo velocemente lì. Guardate cosa dice Giacomo. Perché apparentemente, come dicevamo, sembra come anche Lutero era veramente un grande uomo di Dio, ma neanche Lutero ha capito come stavano realmente le cose. Perché quando ha visto, e Giacomo, chi è questo Giacomo? Fratello di... è fratello di Gesù. Cioè è una lettera straordinaria, questa lettera di Giacomo, che spiega cosa, come devi vivere la tua fede in modo pratico tutti i giorni, una fede che funziona. E vi raccomando, fratelli, meditate, leggete tutta questa lettera di Giacomo. Allora guardate cosa dice Giacomo, salto il capitolo 2 versetto 14 in poi, che dice: a che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora, se un fratello o una sorella sono nudi e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose di cui hanno bisogno per il corpo, a che giova? Così è pure della fede, se non ha le opere, per se stessa è morta. Ma qualcuno dirà: tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, io ti mostrerò la mia fede delle mie opere. Tu credi che c'è un solo Dio, fai bene, anche i demoni credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Abramo, nostro padre, dice, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui, e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Così si adempì la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia, e fu chiamato amico di Dio. Perciò vedete che l'uomo è giustificato per le opere e non per fede soltanto. Cioè, certo, quando i riformatori vedevano quelle affermazioni sono andati in tilt. Ho detto: com'è possibile? Quando prima dice che siamo giustificati per fede, qua Giacomo dice che siamo giustificati per mezzo delle opere. Fratelli, come stanno realmente le cose? Concludo. Scusate bene, le buone opere sono una dimostrazione di una fede viva. E quello è il punto. Paolo spiega come siamo salvati attraverso la grazia, siamo giustificati attraverso il sangue di Gesù versato, e Giacomo spiega come una persona che è stata salvata dovrebbe vivere, producendo buone opere. Non c'è una contraddizione. Paolo e Giacomo stanno lottando contro due nemici diversi. Paolo, il nemico dell'apostolo Paolo era che io, per questa gente che diceva io sono salvato attraverso le mie buone opere, e no, Paolo dice che siamo salvati attraverso la grazia di Dio, attraverso la fede in Gesù Cristo. Giacomo, i suoi nemici dicevano non dobbiamo fare buone opere. E no, Giacomo dice, se voi avete veramente fede, produrresti buone opere. Le opere sono una manifestazione visibile della nostra fede. La fede è la motivazione interiore per produrre buone opere. Solo una fede che funziona ci salverà, fratelli. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede di Gesù in Gesù. E sì, poi altri testi non avevo il tempo di leggere, se volete leggere Tito capitolo 2, capitolo 3 lo spiega in modo perfetto, ma vorrei concludere con due citazioni. La prima la prendo qua, Ultimi giorni, pagina 118, è il capitolo 14, il forte grido. Guardate bene, è straordinario come lo spirito di profezia descrive esattamente, sta parlando a noi popolo avventista. Cosa dice? Molti mi hanno scritto per sapere se il messaggio della giustificazione per fede sia il messaggio del terzo angelo. Vedete i tre angeli?
che identifica un po' il messaggio della Chiesa Ventista, proclamare il primo, secondo, terzo angelo. Dice, sì, è proprio il messaggio del terzo angelo. Il Signore nella sua grande misericordia ha mandato un prezioso messaggio al suo popolo servendosi di E.J. Wagner e A.T. Jones. Siamo nel 1888. Perché cosa era successo con la nostra Chiesa? Si erano concentrati su che cosa? Sulla legge. E rischiavano di diventare legalisti. E il Signore gli ha mandato due messaggeri per farci capire a noi, popolo avventisti, che siamo salvati per grazia, giustificati attraverso la fede. Ma allora annulliamo la legge? E no, ma la legge deve essere scritta nel nostro cuore. E lei dice, questo messaggio ha lo scopo di innalzare davanti a tutti il Salvatore che si è sacrificato per i peccati del mondo. È un messaggio che presenta la giustificazione per fede e invita il popolo a accettare la giustizia di Cristo, che si manifesta con l'ubbidienza a tutti i comandamenti di Dio. Molti hanno perso di vista Gesù Cristo e hanno bisogno di riconsiderare la sua persona, i suoi meriti e il suo immutabile amore per la famiglia umana. Egli ha pieni poteri e può servirsene per fare doni, tra cui ce n'è uno di valore inestimabile, cioè il dono della sua giustizia per l'essere umano disperato. E questo è il messaggio che Dio ha ordinato di dare al mondo, è il messaggio del terzo angelo che deve essere proclamato a gran voce e accompagnato da un'abbondante effusione della potenza dello Spirito Santo. E dice alla fine, il messaggio della giustizia di Cristo dovrà echeggiare da un'estremità all'altra della terra per annunciare la via del Signore. Questa è la gloria di Dio che conclude l'opera del terzo angelo. L'ultimo messaggio di misericordia da dare al mondo è la rivelazione del suo amore. I figli di Dio devono manifestare la sua gloria con la loro vita, devono rivelare che cosa la grazia di Dio ha fatto per loro. E concludo, fratelli, non è mai stato tradotto, mi sembra, Selected Messages, no, non credo, è così peccato, lo dico e riassumo in due parole. E la Bibbia dice qua, in Selected Messages, terzo volume, dice che voi, io, tu, noi, popolo avventista, abbiamo predicato tanto la legge, ma non abbastanza la fede di Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo. Ne parliamo, ma non abbiamo compreso fino in fondo cosa significa realmente. E rischiamo di diventare o di essere visti come legalisti. Che il Signore veramente ci possa aiutare. E la Bibbia dice qui alla fine, Gesù che è il portatore, che si è caricato dei nostri peccati affinché potesse diventare il nostro Salvatore che perdona i nostri peccati. Lui è stato trattato come noi meritiamo di essere trattati. È venuto nel nostro mondo e ha preso i nostri peccati su di sé affinché noi potessimo ricevere la sua giustizia. E poi alla fine dice, è la fede nella capacità di Cristo di salvarci ampiamente, pienamente, interamente. Questa è la fede di Gesù Cristo. Questa è la fede in Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a far parte del popolo di Dio, dei santi di Dio che veramente vogliono fare la volontà di Dio, che osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede in Gesù Cristo. Che il Signore ci aiuti a avere questa fede che ci darà la vittoria, che vinceremo tutti e saremo lì, fratelli, quando Gesù tornerà nella sua potenza, nella sua gloria, e che ci salveranno non solo tu e io, ma ci salveranno
tutti coloro che ci ascolteranno. E fratelli, il mondo cristiano ha bisogno di sentire questo messaggio, perché è un messaggio della parola di Dio. È l'ultimo messaggio rivolto a questo mondo che si sta perdendo. Il Signore ci aiuti, il Signore ci benedica. Amen.